Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Questa sera recensione dell'album numero 39 della collana Le Storie, edite dalla Sergio Bonelli Editore, intitolata Neogenesi. Copertina ad opera di Aldo Di Gennaro, particolarmente buona, con questo stile pittorico che contraddistingue tutte le copertine della serie Le Storie, che ci fa vedere praticamente uno scimpanzé sullo sfondo che richiama alla devoluzione umana raccontata all'interno di questa storia, e due persone, uomo sapiens, umane normali, che scappano, vedete sotto anche degli attacchi militari, da quello che par di capire da questi due aerei. Allora, soggetto e sceneggiatura di Carlo Ambrosini, come riportato in copertina, e disegni di Giulio Camagni. Allora, di cosa parla questa storia? Praticamente un virus sconosciuto colpisce il genere umano. Cosa fa questo virus? Praticamente fa deevolvere l'uomo sapiens in una specie primitiva e animale. Quindi l'uomo non sarà più, colpiti da questo virus sconosciuto, non saranno più in grado di ragionare o comunque di fare dei pensieri a senso compiuto. E quindi saranno delle persone riportate ad uno stato animalesco. E quindi cosa troveremo in questa avventura? Troveremo i nostri protagonisti, che è un dottore, praticamente due ragazzi, che tenteranno di risolvere la questione in una maniera pacifica. Quindi ci troveremo davanti a due fazioni, a praticamente chi è dalla parte della distruzione di tutti questi esseri, che vengono visti come un'inutilità e un problema al progresso e all'economia, perché solo per mantenerli praticamente si danno fondo a delle grandissime risorse economiche, praticamente a delle creature che non hanno nessun valore economico e commerciale. Quindi voi pensate che praticamente delle persone, non avendo la capacità di ragionare, la capacità di pensare, sono come dei vegetali praticamente. Quindi vengono messi in questo mondo dentro dei recinti e vengono praticamente mantenute in vita senza fare niente praticamente. Quindi ci sarà un'equipe di dottori che tenterà in qualche maniera di ripristinare, diciamo, l'evoluzione umana e quindi i ragionamenti e tutte quelle cose lì, ma purtroppo questo virus rende l'uomo, come ho già detto, a livello dell'uomo primitivo o anche prima, proprio a livello degli animali. E quindi ci saranno due fazioni, una capitanata da un dottore che possiamo vedere qui nelle prime pagine, che è questo dottore qua, questo vecchietto qua, che vuole trovare una soluzione pacifica. Praticamente creano un campo in una parte del mondo isolata, dove praticamente lasciano questi esseri liberi. E poi ci sono dei militari che invece vorrebbero, capitanati da questo signore qui, che praticamente decidono che questa razza, questi umani colpiti da questo virus, devono essere tutti quanti decimati. E quindi qual è la cosa che più mi è piaciuta in questa storia? Il fatto di vedere praticamente come l'essere umano reagisce dinanzi alla difficoltà. Chi guarda solo il megero frutto economico di ogni cosa, quindi pensa alle persone o comunque all'evoluzione delle persone come un profitto o come comunque un guadagno personale, e chi invece magari anche di fronte ad una cosa, ad un'epidemia così o comunque ad un problema così, tende ad affrontare la cosa in un lato più umano. Quindi questa storia è particolarmente consigliata perché ci fa molto riflettere sulla situazione umana o su come le persone ragionino. È particolarmente interessante anche la faccenda di questa famiglia, che praticamente è madre, padre, fratello, sorella, dove praticamente questa bambina viene colpita da questa sindrome, il suo cervello quindi retrocede a quello di un uomo primitivo, e comunque la famiglia decide di non mandarla nei campi dove vengono rinchiusi questi carceri, dove vengono rinchiusi queste persone colpite dall'epidemia, ma decidono comunque di tenerla in casa e di provare a farla ragionare, ma come vedremo non sarà possibile. E questo album ha poi un finale che è stato molto criticato su YouTube, io seguo anche altri YouTuber, ma che io ho trovato particolarmente geniale, perché ci dà un'idea di Carlo Ambrosini, di una possibile nuova razza. Ecco, vi dico solo questo, quindi vi dà una possibilità di un dopo Homo sapiens. E l'ho trovato, anche se breve, perché purtroppo si parla delle ultime pagine, quindi vediamo da dove inizia
inizia da qua praticamente, guardate, da pagina 109 e va fino a pagina 100, 114, quindi sono pochissime pagine, però molto interessanti. Quindi un albo promosso a pieni voti, a me è piaciuto moltissimo. E l'unica cosa che purtroppo mi ha fatto un po' storcere il naso sono stati i disegni del signor Giulio Camagni, che ha uno stile molto particolare, su certi versi molto affascinante, un po', vedete, un po' retro, mi ricorda degli albi di Diabolik molto vecchi, molto pulito, quindi dà molto spazio ai bianchi, però mi sembra un tratto un po' antico, cioè mi sembrano dei disegni un po' incompleti, cioè su alcune fisionomie dei volti è qualcosa di eccezionale, però come atmosfera generale mi sembra, vedete, anche questo signore anziano è fatto molto bene, molto realistico, pure i capelli qua sotto, però le fisionomie, le sceneggiature, diciamo, gli ambienti sono disegnati un po' in maniera un po' grossolana, non mi hanno convinto molto, vedete, tipo questi aerei qua, vedete anche questa scena qui, cioè è molto bravo nel dettaglio nel primo piano, ma però sulle cose larghe non lo vedo un po' troppo abbozzato. Ecco, questo era quello che io penso di questo albo. Se anche voi lo avete letto, fatemi sapere qui giù nei commenti e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!